Parliamo di economia e quindi delle forme e degli effetti del lavoro umano. Perché? Perché l'economia viene dalle parole greche che significano casa e dividere o gestione. Quindi l'economia è la gestione, l'amministrazione della casa, cioè del luogo dove si abita. Quindi è la disciplina che studia i modi per gestire le risorse e i beni. Quindi l'economia si occupa di beni e risorse, di produzione di beni e risorse, di vendita di beni e risorse, di distribuzione di beni e risorse. La geografia economica è la geografia che si occupa della descrizione, grafia, delle attività economiche in ciascun luogo. Attività economiche. Come dividiamo le attività economiche? In tre settori. Il settore primario, il settore secondario, il settore terziario. Il settore primario è lo sfruttamento delle risorse naturali, quindi la produzione. Settore secondario è la trasformazione. Il settore terziario sono i servizi che servono al primario e al secondario. Il settore primario si divide in queste principali cinque attività. Abbiamo l'allevamento, abbiamo l'agricoltura, abbiamo lo sfruttamento delle foreste, detta anche silvicoltura, abbiamo la pesca e l'allevamento dei pesci, l'acquicoltura, l'orticoltura e l'estrazione mineraria. Questo è tutto il settore primario, cioè si produce una materia prima. Che si tratti di grano, di soia, di carne di pollo, di legno, di pesce oppure di oro, c'è sempre una produzione di una materia prima. Il settore secondario si occupa della trasformazione di questa materia prima in altre materie, per esempio la produzione di energia, per esempio l'edilizia, l'artigianato e l'industria. Ora, in realtà, l'industria si divide poi in vari tipi di industrie, per esempio la meccanica, l'elettromeccanica, la chimica, l'alimentare, la tessile e quella di strumenti di precisione. Il settore terziario si occupa dei servizi, cioè di tutte quelle attività che servono a far funzionare il settore primario e il secondario. E in generale tutti i servizi che aiutano il funzionamento della vita della comunità, della società. Per esempio, quindi, quelli essenziali, tutto quello che ha a che vedere con la medicina, con l'industria, con la istruzione, con l'economia, col commercio, i trasporti, la cultura, il turismo, la comunicazione, lo spettacolo, la cosiddetta industria del divertimento è un'industria. È un settore terziario, che fanno si fanno dei servizi. Cioè non si vendono beni, si vendono dei servizi, cioè delle prestazioni di opera a qualcun altro. La signora che fa le pulizie in una ditta fa un servizio. La ditta che crea, che produce i detersivi che usa la signora della pulizia fa prodotti.